azioni violente, pratiche, luoghi e saperi contro le donne nella storia. Il titolo del seminario è andato in scena presso la sala della Fondazione Caritro a Trento. Ad organizzarlo la Fondazione Museo Storico del Trentino e l'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler. Ogni anno a fine novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e spesso nella retorica sui giornali e al telegiornale si parla di emergenza, però non è un'emergenza. Un'emergenza è un fattore, un episodio, ma in Italia quest'anno sono state uccise per femminicidio una donna ogni tre giorni. Quindi non è un fenomeno episodico, è un fenomeno purtroppo eh, legato a condizioni culturali. Per questo, per il quarto anno consecutivo, io insieme alle mie colleghe Cecilia Nubola e Fernanda Alfieri abbiamo pensato di organizzare un convegno, una prospettiva storica, da cui guardare al fenomeno del femminicidio, della violenza contro le donne, nella dinamica della storia. Perché solo in questo modo, vedendo la permanenza di questo fenomeno e le sue origini culturali, si riesce a capire meglio la sua natura. L'oggetto del pomeriggio di studi è stato esaminato attraverso la relazione di esperti in materia che hanno posto l'accento su ambiti cronologici e tematici diversi. Tra loro Marina Garbellotti dell'Università di Verona. Nel mio intervento parlerò delle istituzioni assistenziali eh, di età moderna che si occupavano di accogliere, per tutelare, proteggere, ma anche per controllare le eh, donne. In particolare mi soffermerò su due tipi di istituzioni. I conservatori della virtù, eh, che erano chiamati così perché si proponevano di tutelare il corpo delle giovani, quindi l'onore, che ospitavano. Ne abbiamo un esempio anche a Trent il Conservatorio delle orfane, che a dispetto del nome, si accoglieva anche bambine che non erano necessariamente orfane. Infatti i conservatori accolgono eh, bambine e ragazze dai 7 ai 12 anni, si preoccupano di educarle, di insegnare loro i lavori donneschi, cioè tutti i lavori che avevano a che fare con l'ago e con la cucitura, i lavori domestici e raggiunta la maggiore età eh, si preoccupano di trovare una collocazione esterna mandandole come domestiche presso una famiglia. Oppure eh, dando loro una dote in modo che potessero immettersi sul mercato matrimoniale. E queste istituzioni ci fanno capire quanto l'onore del corpo, l'onore femminile fosse importante, il corpo femminile è depositario dell'onore. Basti pensare alla legge del 1996, eh, con la quale per la prima volta e finalmente il reato di stupro viene considerato non più. Reato contro il morale e il buon costume, ma contro la persona. L'altra tipologia di enti di cui parlerò sono le, cose, le case per le cosiddette malmaritate, eh, laddove eh, delle mogli subivano dei maltrattamenti, delle violenze coniugali. Venivano allontanate dai eh, mariti per un periodo finché il marito non ritornava sui suoi passi, non si pentiva, e non potendo lasciarle sole queste donne, o venivano portate dalla, nella famiglia di origine oppure in queste istituzioni che si preoccupavano appunto di ospitarle. Durante questo periodo lavoravano, pregavano, facevano vita in comune. Mi preme sottolineare che eh, in queste, come dire, queste donne venivano portate in. In queste case non per essere messe in sicurezza da eventuali altre violenze ma per controllarne, per vigilare sulla loro onorabilità. Questo era eh, l'obiettivo e un altro elemento che vorrei sottolineare è come ancora oggi in caso di violenza coniugale sia la donna dover lasciare l'abitazione quindi il proprio stile di vita, le proprie abitudini, mentre eh, tendenzialmente l'uomo continua a rimanere eh, in casa. I destini di Jeanne Veronica, i Desiree e molte altre ancora sono stati invece al centro dell'intervento di Fernanda Alfieri, che ha raccontato di storie di possessione diabolica tra cura e coercizione. L'esorcismo è una delle cose più violente eh, che si possono, alle quali si può assistere. E, è uno scontro tra due persone, è uno scontro tra due nature, è uno scontro tra forze cosmiche, tra il bene e il male, tra un'istituzione deputata al monopolio della eh, soprannaturale, cioè la Chiesa, eh, in questo caso la Chiesa cattolica, nel caso di cui mi occupo io, e dall'altra parte la forza del male. Molti esorcismi eh, che abbiamo documentati, hanno come protagonista donne. E in questa dimensione violenta eh, che esplode sulla scena diabolica, ehm, non è soltanto la forza fisica eh, di, del corpo a corpo che, in cui si misura l'intensità di questa lotta ehm, che è l'oggetto della mia osservazione, ma sono i saperi che vengono messi in campo per diagnosticare tutto questo e per curarlo. E in molti esorcismi di cui abbiamo testimonianze, Protagoniste, come dicevo, sono donne, e la letteratura eh, che viene utilizzata per eh, risolvere questi casi parla della natura femminile come costitutivamente fragile, come costitutivamente aperta, aperta all'influenza esterna. E l'influenza esterna può essere l'influenza di un incontro con una persona, quindi la dimensione naturale, ma anche l'influenza del soprannaturale, quindi l'infiltrazione di uno spirito diabolico. E, la persona chiamata a curare tutto questo è un uomo. Il monopolio eh, del soprannaturale, il carisma eh, per cacciare il demonio non può essere detenuto ufficialmente da una donna. E questo dice molto sul rapporto sperequato eh, tra i sessi, non soltanto nel mondo cosiddetto naturale, ma anche in relazione al cosiddetto soprannaturale. E il mondo scientifico che visione aveva del femminile? Lo ha spiegato bene Matteo Loconsole, focalizzandosi sulla medicalizzazione del femminile quale strumento di marginalizzazione. Il messaggio che voglio lanciare in relazione al mio intervento è quello di valutare quanto ci sia ancora nel contesto dell'Italia repubblicana e anche fino ai giorni nostri eh, l'eredità di quello che è il dettato delle scienze mediche e antropologiche del secondo Ottocento, valutando appunto quanti pregiudizi di derivazione ottocentesca siano ancora estremamente attuali, soprattutto per quanto riguarda la medicalizzazione del corpo femminile, che è una medicalizzazione tendenzialmente patologica, e un processo di continua colpevolizzazione del femminile e de deresponsabilizzazione del maschile, tutto questo attraverso una giustificazione che nel corso della seconda metà dell'Ottocento, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, trova una legittimazione scientifica attraverso un discorso che si presume poter essere misurabile. Ci sono degli esempi in relazione proprio a questo fenomeno. Il mio intervento parte da una citazione tratta da un manuale di psicologia dello sviluppo ristampato per la terza volta nel 2017 in Italia, dove si afferma che con l'ingresso della donna nell'età puberale viene scatenata necessariamente l'aggressività sessuale maschile. In questo senso quindi si pone nuovamente la donna in una condizione di passività intellettuale, ma prima ancora sessuale, e l'uomo in una posizione di aggressività che appunto viene giustificata. In un'ottica di lungo periodo ho avuto modo di valutare anche quanto questa eredità sia stata presente nelle, in un manuale ad esempio di igiene sessuale pubblicato nel 1950 in Italia nel quale alla voce masochismo nel momento in cui si parla di pervertimenti e perversioni sessuali si riferisce come sia naturale che la donna voglia essere dominata dall'uomo diversamente dall'uomo che tende ad essere aggressivo e quello che mi ha stupito nel guardare a questa eredità della scienza ottocentesca è che mh, lo, stessa, lo stesso lo si può ritrovare in un manuale del 1892, in realtà è un galateo matrimoniale pubblicato a firma di Paolo Mantegazza, L'arte di prendere moglie, dove viene ribadito questo concetto utilizzando proprio l'espressione che mentre l'uomo è tendenzialmente aggressivo, la donna dal canto suo, 90 volte su 100, ama di essere dominata dall'uomo. E questa è poi anche una concezione che viene ripresa nel 1893, ad esempio da Cesare Lombroso, l'antropologo criminale, nel momento in cui scrive che mentre l'uomo ama la donna per per la vulva, la donna ama nell'uomo il marito e il padre. Aperto alla cittadinanza e alla personale docente, il seminario non ha dimenticato le lotte del femminismo negli anni 70 e il caso di un processo per violenza carnale che vide, pensate, le donne mobilitarsi con forza a sostegno della giovane vittima. La violenza nei tribunali è, è forse... Una delle violenze più, più assurde, diciamo, meno comprensibili delle violenze che si esercitano all'interno di alcune altre istituzioni. È, è la meno comprensibile perché, diciamo, quando una vittima si rivolge a un tribunale è per avere giustizia e il tribunale è per eccellenza, come dire, appunto l'istituzione che, che sancisce, che dovrebbe sancire la giustizia e non dico risarcire perché non c'è un risarcimento effettivo, ma insomma, appunto, rendere giustizia a una vittima. In questo caso, parliamo di donne che subiscono violenza, di donne che subiscono, che hanno subito un trauma molto pesante, come quello appunto dello stupro, per esempio. Allora, invece, che cosa succedeva nel passato? E io uso il passato <ride> l'imperfetto, ma dovrei forse dire. Anche che cosa succede ancora adesso in molte situazioni, ma tanto più appunto nel passato e prima della legge del 1966. Succedeva che una donna, che una vittima di stupro, che si rivolgeva appunto, che sporgeva denuncia, e già quello era un atto straordinario: lo sporgere denuncia, perché molte donne, la maggioranza delle donne non lo faceva. E non lo faceva per una serie di ragioni complesse legate al motivo della vergogna, del pudore, del, eh, anche a problemi, appunto di come dire, disonore, tra virgolette, perché il, il, eh, il disonore ricadeva paradossalmente proprio sulla donna violentata. Bene, queste donne che avevano il coraggio di eh, finalmente di sporgere Querela, che ci voleva pure una querela di parte, bene che cosa si trovavano? Si trovavano in realtà ad essere esse stesse messe sul banco degli imputati, ad essere vittimizzate. Si parla di violenza secondaria proprio per questo, cioè una violenza che si esercita dopo un'altra violenza, ma questa devo dire ancora più subdola, ancora più, me, ripeto, più difficile da capire, più difficile da accettare, questo lo dicono le stesse vittime. E in cosa consisteva questa violenza? Consisteva in una serie di domande, di atteggiamenti, di eh, allusioni, eh, per cui tutta la vita pregressa della vittima veniva sottoposta a indagine. Era lei che doveva dimostrare, come dire, appunto di non aver provocato, questo atto, doveva dimostrare di avere una condotta irreprensibile, doveva dimostrare addirittura, doveva dimostrare secondo il codice, secondo la giurisprudenza, parliamo del codice penale Rocco, ricordo, che era ancora in vigore ed è rimasto in vigore fino al 1996, doveva dimostrare addirittura che, la sua violen che questa violenza non le era stata gradita non era stata gradita, vis grata puelle. Allora, diciamo, ecco, contro tutto questo, contro tutto questo, negli anni 70, il femminismo ha condotto una grossissima battaglia. Direi che tutta la seconda metà degli anni 70 è stata veramente, come dire, una, un momento storico in cui eh, il movimento delle donne ha proprio Condotto un'offensiva contro la violenza sessuale, ma anche contro la violenza dei tribunali. E il primo esempio di, di questo, il primo esempio di questa, di questa grande lotta, di questa grande battaglia, arriva proprio da una città vicina a Trento, Verona, dove in, si è svolto per la prima volta in Italia il primo processo di stupro a porte aperte. Cioè tutti i gruppi femministi del della città ma anche della regione hanno chiesto assieme alla vittima che questo processo si svolgesse a porte aperte proprio per mettere sotto accusa la violenza del tribunale, la violenza dei giudici. Passato ma anche presente, ad essere analizzata anche la contemporanea società dei media e il risultato non è dei migliori. Come viene raccontata dai media la violenza contro le donne? Questa è eh, la domanda che mi sono fatta. Una domanda banale ma che ha eh, in realtà tante risposte. Per rispondere, chiaramente i media sono molto importanti per far passare messaggi per anche modificare i comportamenti, la nostra società è estremamente attenta alle immagini. Quindi era interessante andare a vedere, io ho fatto una brevissima ricerca su internet, violenza contro le donne, immagini. Cosa ho trovato? Sono i primi spunti, quindi non voglio dare giudizi definitivi. Ecco, la prima cosa che mi ha colpito è sicuramente il fatto che le donne vengono rappresentate sempre come vittime. Vediamo corpi di donne non tanto vestite, buttate in un angolo, ehm, con la faccia sofferente, ehm, che si difendono il viso mettendo le mani davanti al volto e non c'è nessuno che le sta picchiando. In realtà siamo noi che siamo nella posizione come se noi esercitassimo violenza. Cosa significa questo per un uomo che guarda? Cosa significa per una donna che guarda? Questa è una domanda da porsi. Il discorso è che le donne sono sempre rappresentate non solo in quel momento, come vittime è estremamente grave, nel senso che eh, sembra che eh, non possano uscire da questa condizione, è una condizione che le, le, le tiene chiuse in se stesse e da cui non ci si libera. Questo è un messaggio pesantissimo eh, che viene trasmesso. C'è una cosa che mi ha particolarmente colpito, la RAI nel 2016. La RAI nel 2016 trasmette uno spot in cui c'è una, una serie di bambini che, dicono che rispondono alla domanda classica cosa farai da grande? Le risposte sono diverse, ad un certo punto compare una bellissima bambina bionda che dice io da grande andrò all'ospedale perché mio marito mi picchia. Questo dà l'idea di come veramente passa un messaggio in cui la violenza è inevitabile e non ci si può fare assolutamente niente. Questo quindi è un primo messaggio piuttosto forte che le immagini veicolano, moltissime delle immagini veicolano. Un, un altro aspetto che le immagini veicolano è l'assenza del maschio. Chi è che fa violenza? Spesso le immagini al massimo fanno vedere un pugno. Non c'è mai un viso, non c'è una figura intera, eh, vedi le donne ma non vedi l'uomo e anche in questo caso tu spettatore sei il terzo incomodo, ti metti in un angolo e non reagisci, vede la donna che soffre, vede, vedi una figura indefinita che eh, eh, non è rappresentata e anche questo è molto importante perché il, il rischio è della deresponsabilizzazione eh, maschile. Cioè, se nessuno fa violenza, non c'è un corpo, non c'è una figura, è probabile, è possibile che gli uomini la prendano come non è una cosa che mi riguarda, sono gli altri. Sicuramente il discorso della cultura maschile, che passa per le immagini, è, è, è una delle, delle, delle cose importanti di cui tener conto. La violenza contro le donne si basa su una distribuzione diseguale del potere e dato che storicamente il potere è stato nelle mani del maschile eterosessuale, anche le istituzioni sono permeate di questa mascolinità. Per istituzioni intendo tutto, intendo la magistratura, ma intendo anche il matrimonio, intendo condizioni piccole, condizioni grandissime, abitudini culturali in cui noi siamo immerse. Questo fa sì che la cosa più importante sia rendersi conto di questa situazione per poterle cambiare, perché i fenomeni culturali, non dimentichiamolo, possono cambiare.